sicuramente è doveroso dire che tutto ciò che ho potuto fare l'ho fatto soprattutto grazie ai miei collaboratori più diretti, al viceprefetto vicario, al capo di gabinetto, al vice capo di gabinetto e ai dirigenti dei diversi settori molto dedicati alla prefettura, l'area ordine e sicurezza pubblica, la protezione civile, l'immigrazione, l'area economica finanziaria. Sono tutti settori che operano e che mi consentono di portare avanti un discorso veloce. Ho sempre avuto una grande rapidità di risposta, per me è fondamentale essere rapidi. Io devo dire grazie a tutti coloro che hanno lavorato a fianco a me, perché veramente sono dei funzionari dello Stato di alto livello. È arrivato il momento dei saluti, qual è il bilancio di questo saluto a Lecce? Vabbè, c'è sempre un po' di tristezza, saluto a una collettività che mi ha accolto bene, direi benissimo. Mi sono sentito immediatamente integrato in questa realtà leccese e salentina, e quindi c'è un po' di ovviamente pathos, perché è un momento per me delicato, importante. Chiaramente faccio anche un bilancio delle cose fatte per il territorio. Non è mai tutto quello che uno avrebbe voluto fare, perché la cittadinanza del Salento merita grande impegno e quindi non è mai abbastanza, secondo me, quello che si fa. Però devo ritenere che le istituzioni mi sono state molto vicine, c'è stato molto coordinamento. Devo dire grazie a tutti i sindaci del Salento, al presidente della provincia, al direttore generale ASL. Tutti sono stati vicini, gli uffici regionali, la magistratura, tutti sono stati molto vicini alla prefettura per, come devo dire, consolidare una cornice di sicurezza per i cittadini, che è la cosa più importante. Vivere bene in una terra meravigliosa, vivere in sicurezza in questa terra meravigliosa, che ha grandi prospettive di ulteriore sviluppo. In un regime di passaggio di consegne, qual è la priorità che indicherà il suo successore? Ma io auspico che si possa andare ancora avanti su questo fronte, tenendo conto che qui abbiamo una risorsa che cito solo ora, non l'ho citata prima, le forze dell'ordine. Noi abbiamo, dobbiamo tutti essere grati a una struttura molto affiatata, forte, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitanerie di Porto. Noi abbiamo uno strumento fortissimo che va sempre meglio coordinato, e quindi io il mio auspicio, il collega che verrà sicuramente non ha bisogno dei miei consigli, saprà sicuramente gestire al meglio, avendo anche ampia esperienza sul territorio, però credo che con questa struttura, con questi uomini, con questo entusiasmo nello svolgere l'attività di tutela dei cittadini e di cornice di sicurezza, in forte raccordo con tutte le istituzioni locali e con la magistratura che qui opera con grande efficacia, io credo che si potranno fare ulteriori passi avanti.